Appuntamento di Fiere Dintorni, questa volta siamo al Tutto Food, questa è la terza edizione, vi abbiamo voluto condurre all'interno di una struttura agrituristica davvero fantastica. Siamo nel territorio del Pavese, esattamente a Bascapè, dove nella grande ricchezza di queste risaie scopriamo Tenuta Camilo, dove immersi nella natura, un po' sostenibilità e un po' di zero CO2, riusciamo a darvi una godibilità di questo territorio davvero piena, insieme al signor Franco Camillo Nidasio, insieme a Fiere Dintorni, che per voi comincia da questo momento ad ampliare il mondo al cubo. La nostra azienda è un'azienda di 90 ettari circa, quindi è proprio immersa nel verde, abbiamo delle strade campestri che proprio partano dall'azienda e vanno nelle campagne, quindi se uno vuole farsi una passeggiata ha questa possibilità. Per la calura estiva c'è questa piscina che dà la possibilità appunto di un po' di refrigerio. O per poter festeggiare, diciamo, il proprio evento. Abbiamo anche due boschi di 5 ettari che abbiamo fatto una decina di anni fa per reggiare le emissioni di anidride carbonica che produciamo, quindi diciamo che è un'azienda a impatto zero. Abbiamo in programma di fare del fotovoltaico e quindi abbiamo installato il primo impianto in Italia di depurazione di acque reflue. Ci teniamo molto, diciamo, al rispetto proprio dell'ambiente. It's difficult to see. È un posto che si adatta per chi vuole soggiornare il weekend o anche una settimana, quindi dalle camere agli appartamenti. Le camere tra l'altro hanno una chicca di stile davvero eccezionale. Gian Piero Gasparini, che è un artista milanese, ci ha curato queste opere che abbiamo pubblicizzato nella testata del letto. Abbiamo un ristorante che funziona nel weekend e noi produciamo riso, ortaggi, abbiamo un frutteto che ci dà un po' di frutta nella fine estate, abbiamo delle galline che producono uova per l'agriturismo. C'è anche la possibilità di effettuare un convegno, un congresso, sì, all'interno di una sala appositamente dedicata. Esatto, sì, abbiamo una sala meeting attrezzata proprio per questa tipologia di eventi. Abbiamo una zona wifi dove il cliente può comunque tenersi aggiornato con la posta elettronica o la connessione ad internet. Tenuta Camillo si trova a Bascapè, in provincia di Pavia, ma siamo più vicini a Milano. Siamo molto vicini all'uscita dell'autostrada dalla barriera 1 di Melegnano. Ci troviamo sulla strada provinciale 159. Si conclude anche questo nostro appuntamento interamente dedicato a Tenuta Camillo. Siamo qui nel territorio del Pavese, vi abbiamo voluto mostrare questa grande ricchezza, qui tanto riso, tanta natura, tanto ecosostenibilità. Vi suggeriamo soltanto di venire a trovare il signor Franco Camillo Nidasio all'interno di questa Tenuta Camillo, www.tenutacamillo.it, con Fiere Dintorni, un mondo da vivere al cubo. Per
prende inizio un nuovo percorso all'interno di un'ennesima kermesse fieristica. Questa volta siamo a Milano e siamo alla terza edizione del Tutto Food. Tantissima innovazione in un settore che è quello che piace a noi italiani, però questa volta dedicato tantissimo ai buyers internazionali. Venite con noi per amplificare il vostro mondo al cubo. All'interno del mondo della grande distribuzione, Rosario Aceto, responsabile della GDO per quanto riguarda il reinserimento di una nuova molisana. Rientriamo alla grande, abbiamo preso già dei gruppi abbastanza importanti, tipo Bennett, tipo Finiper, tipo Gigante. E rientriamo con molta caparbietà e con la nostra qualità che ha sempre distinto questo marchio. Siamo un nuovo management per quanto riguarda l'azienda, un'azienda abbastanza giovane, snella. Siamo un'azienda elastica, un'azienda dinamica e vogliamo prendere quote di mercato che eravamo prima. Amministratore delegato della Molisana SPA, una nuova vita per un'azienda che da circa 60 giorni, diciamo, un management completamente nuovo, dinamico, giovane. E adesso abbiamo fatto diversi eventi importanti, il primo questo Tutto Food molto luminoso, molto chiaro, che sarà la nuova immagine dell'azienda, a brevissimo il cambio di tutto il pack, quindi il packaging per rendere molto più attuale, più pulito, più bianco, essenziale la nuova linea. E poi si investe sulle persone, sono le persone che fanno l'azienda, dal grano alla molitura, alla pastificazione, alla distribuzione. Gustare per credere, lo possiamo dire? Certamente. Incontriamo la responsabile marketing Rossella Ferro, la Molisana, una realtà nuova rilevata dal gruppo Ferro con una grande esperienza. Sì, per noi si tratta chiaramente di una importante acquisizione che ci consente di integrare l'intera filiera della pasta, in quanto noi nasciamo nel 1910 come mugnai, quindi poter veramente controllare tutto il processo industriale, dalla scelta dei migliori grani alla produzione del migliore blend per poi fare una pasta d'eccezione. L'innovazione tecnologica nel rispetto della tradizione. Flavio Ferro, responsabile dello stabilimento della Molisana. Molisana nasce come brand Teflon, al Teflon, quindi l'esaltazione del giallo è la sostanza e ciò che si cerca e si ricerca nell'attenzione del consumatore. Oggi Molisana propone anche il bronzo in alternativa, con un appeal diverso, una consistenza maggiore, con formati che partono dalle linguine per la lunga, ai nuovi rigatoni al bronzo per la corta e soprattutto ad un pacchero, quindi un formato molto mediterraneo che intendiamo implementare nella nostra gamma. Si può accontentare nord e sud contemporaneamente. Abbiamo fatto un'Italia unita, sempre ovviamente griffata la Molisana. Tutto Food, edizione 2011, incontriamo Maffei, il pastaio, parola d'ordine, orecchiette, parte dal 1976 questa storia. Assolutamente, eccole là, da dove è partita la storia di questa azienda, pugliese, quindi patria delle orecchiette. Ormai siamo una realtà sempre più importante nella pasta fresca, per cui parliamo di pasta all'uovo, tagliatelle, di sfoglia per lasagne, così come parliamo di gnocchi e chicche.
Il nostro obiettivo è innovare, sapendo che è difficile innovare sia come prodotto ma anche come packaging, per cui ci sono alcuni esempi di pack al servizio del consumatore, al servizio del cliente, del single, e sempre garantendo uno standard qualitativo che ormai ci rappresenta e che con la Semola ci ha fatto conoscere in tutta Italia. Il successo è sicuramente la qualità del prodotto, perché la qualità non finirà mai di esistere, sarà sempre ricercata. E poi l'innovazione, ripeto, l'innovazione, cambiare, cercare di capire quelli che sono i nuovi scenari e quindi di soddisfarli, di andargli incontro, è sicuramente la chiave per esistere sul mercato, dove l'Italia è fatta di pasta, si mangia pasta, per cui se ne mangia tanta, ma ce ne sono anche tanti che la fanno. Ecco, ma fai invece in the world, diciamo in Europa e nel resto del mondo, come si prevede il mercato, diciamo, estero per l'azienda? Mercato estero sicuramente di interesse, perché con la globalizzazione, con l'apertura di tutte le frontiere è di interesse. Non è facile, per cui ci stiamo affacciando, è un obiettivo per il futuro, però l'Italia rimane comunque la base, la patria della pasta che ci apprezza. Ma se dovessimo consigliare un piatto per il gusto unico della pasta Maffei? Beh, le nostre orecchiette Barivecchia, per cui sono le orecchiette piccoline, fatte come si facevano di più una volta, adesso sempre di meno, avrete anche modo di mostrare la signora che le sta facendo, per cui ripetono esattamente la tradizione del dito che crea l'orecchietta, è sufficiente un po' di pomodorino ed è la semplicità che si esalta col sapore. E noi la teniamo nel cuore, ricordiamo il riferimento globale sul web per poter accedere ai prodotti Maffei: www.pastaiomaffei.it. È stato il momento più importante della tua vita? Diventa anche tu il protagonista di Attimi. Invia il tuo contributo a www.attimi.tv. Attimi, per condividere le tue emozioni. L'occhio della telecamera ingrandisce la vita. Weekend dintorni, nessuno passa inosservato. In onda sulle migliori emittenti regionali: Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, sul digitale terrestre e su Sky. Weekend dintorni Television. Mai sentito? Chi non si è mai visto, non si è mai divertito. www.weekenddintorni.it. Una fotografia. Un'immagine. Un momento speciale. Gli attimi più importanti di una vita. Attimi per condividere le tue emozioni. Eat, oh, eat like teeth are out to style. Eat, oh, eating all the while. Eat, eat, oh, eat all the night and the day. Tutto Food, tanto Abruzzo, ma tanto Abruzzo con l'API, ovvero sia l'associazione piccole e medie imprese della provincia di Pescara, con il suo presidente Luigi Giampaolo. Abbiamo dato questo servizio ai nostri associati, aziende che hanno aderito, che sono Evangelista di Cuori e Abruzzo Vini, bellissimi 1906. Il compito nostro è quello di agevolare al massimo quelle che sono le difficoltà che la piccola e media impresa rispetto alla grande impresa ha. Il discorso agroalimentare si sta ampliando anche nei paesi dove era difficoltoso. Ma si poteva pensare di poter arrivare. Sì, la forza trainante è la piccola e media impresa. Per cui diciamo lo sforzo importante che dobbiamo fare tutti è un po' le imprese, un po' noi, in qualità anche di imprenditori, dobbiamo capire che per avere una visibilità dobbiamo unirci e non andare allo sbaraglio. Siamo con Abruzzo Vini nella provincia di Pescara, esattamente a Cepagatti, con Danilo Giampaolo. Sì, la nostra forza è il fatto di avere un po' tutti i prodotti, nel senso che oltre ad avere i vini
classici abruzzesi come Montepulciano, Pecorino, Trebbiano eccetera. Abbiamo nella nostra lista anche vini di fuori regione, tipo per esempio Chianti, Barolo, Barbaresco. Ma sono due, diciamo, i nomi che spiccano all'interno di tutta la gamma. Noi abbiamo il Montepulciano, il dedicato, che è dedicato a mio nonno, è un 2003, una lavorazione particolare, che è il nostro prodotto di punta. In più abbiamo il Giampaolo Platinum, che è sempre un 2003, con una lavorazione leggermente diversa, è un DOCG con linee teramane. Io metterei una linea di demarcazione anche alla nuova, diciamo, linea, il cosiddetto 33. Sì, sono tre vini di Montepulciano, proprio il Cabernet Sauvignon e il Merlot. Un prodotto nuovo che stiamo cercando di lanciare perché appunto ha questo gusto particolare. La nostra cantina è a Cepagatti, abbiamo lì anche un punto vendita per chi volesse venire ad acquistare, assaggiare ed acquistare i nostri prodotti. E per chi non riuscisse ad arrivare, perché magari lontano, www.abruzzovini.com, dove potete vedere insomma tutti i nostri prodotti, e presto si potranno anche acquistare online. Evangelista Liquori con Lady Limoncello, la possiamo definire così perché un po' in tutto il mondo in maniera anglosassone è definita in questa maniera, la signora Enza Evangelista, i liquori di Evangelista, nonché il cosiddetto Punch Abruzzo, certo, portato in tutto il mondo. Attualmente esportiamo in Inghilterra ormai alla grande, e va molto bene in Canada, negli Stati Uniti, piccoli quantitativi abbiamo cominciato anche a mandarli in Australia, siamo presenti in Olanda, in Svezia, insomma il mercato si sta allargando a macchia d'olio. Sì, in Inghilterra hanno creato dei cocktail favolosi col nostro punch. Il prodotto è composto da circa 14 ingredienti e quindi lega benissimo con tutto, dai dolci al gelato. Ormai l'Evangelista è sinonimo di qualità ovunque, e con il punch chiaramente hanno cominciato a chiederci altri prodotti, ad esempio un liquore a base di lici dal sapore di rosa e pesca, che è venuto benissimo, ma sarà sul mercato tra circa un mese. These are not liquors for tourists, but for connoisseurs. Non sono liquori per turisti, ma per conoscitori. New Generation per quanto riguarda la liquori Evangelista, Marco Cosagni, nonché Marco Cosagni Evangelista, nuova acquisizione nel cognome, certo. Styling, diciamo new style anche per quanto riguarda il packaging del prodotto e anche un nuovo prodotto come Peppermint. Il prodotto innanzitutto è innovativo, credo che a livello anche nazionale siamo i primi a produrlo. L'idea è rimbalzata dal mercato inglese, ci hanno fatto una richiesta per cui abbiamo ritenuto opportuno cogliere al volo. Come è anche impresso nell'etichetta, è un digestivo glaciale appunto perché va servito freddo, lascia quel gusto piacevole di menta in bocca, quindi come digestivo dopo pasto. Ma non solo, abbiamo un amaretto new style. Sì, abbiamo lavorato molto con l'etichetta e le immagini anche a livello della bottiglia, abbiamo coccolato abbastanza questo prodotto, anche perché alcuni sommelier che hanno fatto dei testing label oscurata hanno definito il nostro prodotto migliore rispetto alle grandi marche che sono presenti sugli scaffali. E se voi volete vedere tutta la gamma, www.evangelistaliquori.com. Luigi Giampaolo, non solo presidente dell'API agroalimentare, ma anche Bellizzi dal 1906. Questa cosa è nata con un amico che purtroppo oggi non c'è più e che mi piacerebbe ricordare, che è Joseph Macchione. Prevalentemente facciamo pasta, salse per le paste, abbiamo dell'olio extravergine d'oliva e poi abbiamo un comparto marmellate, abbiamo rilevato il marchio della Giulianese che stiamo cercando di rimettere nella giusta collocazione, abbiamo una linea anche di miele, abbiamo fatto un prodotto da abbinare per la colazione, quindi facciamo crostini, facciamo dei cantucci, qualcosa facciamo noi, facciamo
facciamo produrre con le nostre ricette, quindi abbiamo un completamento a 360 gradi del comparto alimentare, anche una linea biologica e kosher per ebrei, quindi che hanno delle caratteristiche un po' particolari. Con la LG International stiamo realizzando un portale dove tutti i prodotti della Bellizzi e di altre aziende si possono acquistare e trovare. La LG International è praticamente proprietaria del marchio Casa Italiana, che ha una serie di punti vendita, sta organizzando una serie di punti vendita, uno è in Cepagatti, un altro stiamo vedendo di farlo ancora a livello embrionale, però vediamo di farlo in aeroporto, questa è una news. Beh, certo. In anteprima. E poi abbiamo un altro punto a Bruxelles e un altro punto in India. La gamma dei prodotti è bellizzi1906.com, per comprare lginternational.com. Insomma, caricate il vostro carrello perché i prodotti Bellizzi vi aspettano, e questo è il modo di vivere una manifestazione fieristica Tutto Food 2011. Responsabile vendite Italia e Europa della Degecco, Luciano Berardi, Camut, diciamo una parola d'ordine in questo momento in cui la nutrizione è estremamente importante. Noi siamo entrati in questo nuovo mercato da ormai 3 anni e stiamo conseguendo risultati veramente incredibili, al di là delle nostre aspettative. La pasta di qualità oggi esiste perché la Degecco ha mantenuto questa tradizione, è stata l'unica azienda che è stata capace di realizzare questo aspetto. Il lavoro del tecnologo è di rendere questi concetti, questi principi, di renderli semplici da applicare, e bisogna ottimizzare l'impianto ma secondo il processo tradizionale che l'azienda è riuscita a mantenere. Vuol dire che scelgo il grano giusto, la miscela di grani, scelgo come macinare, macino in un certo modo, non ne posso saltare uno di questi. Nella scelta degli ingredienti dobbiamo dare un valore a tutto, anche a una foglia di prezzemolo. O l'olio extravergine, che è importantissima, la pasta, perché se non hai una pasta di qualità la piacevolezza del piatto ne va a perdere, e quindi tutti gli elementi che concorrono a formare un piatto devono essere oggetto di studio, di selezione. Per me il miglior modo di mangiare la pasta di Degecco è bollita, cotta, con un filo d'olio assoluta, cioè è veramente una, credimi, una bontà, perché percepisci il profumo, la purezza del gusto, il gusto del grano, e quindi il miglior modo per gustare una pasta è assaggiarla così, nella nuda. Dottor Nicola Sorrentino, medico nutrizionista. Tutti pensano che all'interno di una dieta la pasta, soprattutto per chi deve dimagrire, non debba essere messa. Non smetterò mai di dire che la pasta non fa ingrassare, è quello che noi mettiamo nella pasta che fa sì che diventi un alimento ingrassante. I carboidrati, la pasta e il pane, devono essere almeno il 55% dell'apporto calorico totale. Diminuirli drasticamente o evitarli significa andare incontro a brusche diminuzioni della glicemia con conseguente ripercussione sul benessere fisico. La pasta Camut ha una digeribilità migliore, contiene un aminoacido che è il triptofano, e questo triptofano stimola la serotonina, che è un neurotrasmettitore del benessere, per cui la pasta non la dobbiamo mangiare non solo perché piace, non solo perché sazia, non solo perché non apporta tante calorie, ma perché ci fa stare bene. E il passaparola tra specialisti, medici, consumatori, sportivi
e soprattutto la rete ci hanno consentito di avere dei risultati in termini commerciali molto importanti. In molte regioni italiane, soprattutto Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, nelle scuole oramai per legge, nelle scuole, negli asili, si usa la pasta biologica, solo pasta biologica. Ecco, De Cecco ha accettato di correre questa gara, questa sfida. Non a caso qui a Tutto Food noi lanciamo 6 nuovi item perché vogliamo sempre di più migliorare l'offerta e avvicinare a questo prodotto nuovi consumatori. I taste the pasta today di Cecco, it's very good, especially with the 2 Michelin star chef recipe, very good, the 3 dishes. In Bangkok, pasta is very popular. You know, but we have a way to cook it in Thai style. We put more chili, basil, and then there's a lot of good Italian restaurant in Bangkok, which is pasta is quite popular. I think it's good because the boiling, you see, you get the full flavor of the wheat, not unlike other pasta. You see, when you boil it and then you cook it with meat or with vegetable, you get the full flavor of both the pasta and the vegetable. Signor Norbert, allora che cos'è la semplicità nella pasta? Beh, cominciamo dalla pasta. La pasta di Cecco cos'è? Buona acqua di montagna, non filtrata, con lo stesso sapore tutto l'anno della buonissima semola e 120 più anni di conoscenze. E di grande esperienza. E di esperienza e conoscenze, sì. Insomma. Cosa vuoi di più? Si è conclusa anche questa nostra puntata dedicata al Tutto Food edizione 2011. Questa è stata la terza edizione di questa kermesse dedicata all'agroalimentare di tutto il mondo. Tantissimi gli espositori, tantissimo il successo e soprattutto una grande fetta dedicata al mercato internazionale che davvero ha potuto recepire quelle che sono le news di questo settore. Cosa dire di più? Abbiamo fatto un percorso per voi, grandi suggerimenti. Vi rimandiamo alla prossima edizione perché questa è l'Italia, l'Italia che tutti quanti amano nel mondo, e noi vi abbiamo mostrato le eccellenze, tutto questo perché Fiere Dintorni vi mostra il mondo davvero al cubo. Yeah.